stanno cancellando le parole di bocca, come se dire zingaro sia già una sorta, come se noi a priori, utilizzando la parola zingaro, a priori ne vogliamo, come dire, la dobbiamo utilizzare per darne un giudizio negativo. Negro è la stessa cosa. Per poter dire negro io parlo calabrisi e dico mamma passa un igro per musi piglia, e così, sapendo che nel dialetto calabrese un igro è un igro e che non può essere detto in un altro modo, perché in calabrese non c'è un altro modo per dire un igro, nessuno può venirmi a dire che io come minoranza calabrese non possa utilizzare il termine che meglio riconosco, così come nessuno mi può dire a me, nessuno può venirmi a dire non puoi dire che sei ricchione perché sei omofobo. Io lo dico, e guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione per dire che è ricchione. Questa è l'era della grande menzogna. Della grande menzogna. Siamo in mano a delle bruttissime lobby che si sono unite, hanno fatto una lobby delle lobby. Quella a cui avrei dovuto appartenere io, per esempio, è una delle peggiori. Non c'è cosa più brutta della lobby frocia, no? Quella che ti dice che non devi dire quella parola, che non devi avere quell'atteggiamento. Se non sei comunista non sei omosessuale. Non è possibile. Parlo, dirò negro fino all'ultimo dei miei giorni. Dirò frocio fino all'ultimo dei miei giorni. Che fanno? Mi tagliano la lingua? Non credo che possano arrivare a tanto. E ricordatevi che c'è un bellissimo strumento. Quello lo tira fuori lui, perché a lui gliele regalano, capito come? Sì, è uno strumento. Sì, è uno strumento, è un'arma, è bella, e guarda. Tiriamolo fuori perché si veda. Questo me l'hanno regalato delle suore, pensa un po'. Usiamolo. Usiamolo. È un po' frocio, sì, è vero. È un po' chic, è così. Me l'hanno regalato le suore.